tutti, oggi sono qua per parlarvi di Hygge, ovvero questo stile di vita danese che porta alla felicità. Sicuramente in questo periodo dell'anno lo avrete visto ovunque, spopolare in video, foto, riviste e così via, perché quando arriva il periodo festivo e le giornate iniziano ad accorciarsi, questo stile di vita anche esteticamente è molto accattivante. Ma in che cosa consiste il Hygge? Ci sono vari elementi chiave di questo stile di vita o filosofia che vedono per protagonista indiscussa la luce. Infatti in paesi nordici come ad esempio la Danimarca il problema, diciamo, della luce è molto frequente, spesso le giornate sono molto cupe, spesso è più difficile trovare un modo per essere attivi o felici. Ci sono condizioni proprio specifiche in cui le persone si lasciano influenzare dal meteo, però in linea generale penso che sia capitato bene o male a tutti una volta nella vita di essere più tristi del solito perché magari fuori era cattivo tempo, era molto buio. La luce quindi è fondamentale, viene preferita soprattutto quella calda, può presentarsi sotto forma di semplice abat-jour, lampada, lucine, candele. Le candele si vedono tantissimo in giro perché oltre a dare un'atmosfera diversa illuminano e le candele profumate creano una bellissima atmosfera. Inoltre questo stile di vita penso che sia abbastanza diffuso non esclusivamente per il lato felicità ma proprio estetico, perché si applica nella vita di tutti i giorni, all'arredamento, alla moda, alle uscite di gruppo e così via. Lo scopo generale del Hygge è essere felici, cercare di godersi appieno ogni minuto, ogni attimo della propria vita. Quindi sì, ci sono degli elementi chiave in questa, tra virgolette, filosofia, ma il vero e proprio fulcro è quello di godersi la vita, di focalizzarsi sul presente. Ecco perché spesso in realtà l'arredamento composto magari da mobili in legno o decorazioni in legno su toni molto neutri è in realtà molto minimale. Non servono tante cose a circondarci per essere felici, non è da ricercare negli oggetti la felicità, ma bisogna gustarsi proprio il momento. Un altro elemento molto importante è la socialità. Questo stile di vita si applica bene sia a persone introverse che estroverse perché non ci sono regole ferree o fisse, lo si può adattare in base alla propria personalità. Mi sembra di aver letto uno studio secondo cui i danesi ad esempio trascorrono tipo il 70% del loro tempo assieme ad amici, familiari o comunque in gruppo e sono fra i più felici su questa terra. Quindi passare più tempo con le persone a cui si vuole bene, fare qualcosa di speciale, soprattutto in maniera informale, aiuta ad essere più felici e sereni. L'essere informali si applica poi anche all'abbigliamento. In genere l'abbigliamento che viene preferito è quello confortevole, in cui ci si sente a proprio agio, quindi può essere diverso da persona a persona. Io ad esempio mi sento particolarmente bene con i maglioncini, con le cose particolarmente calde che non mi fanno sentire confinata ma in cui posso muovermi liberamente, e i danesi in particolare preferiscono i look a strati, quindi ad esempio un maglione con sopra una giacca o una maglia col cardigan, il cappotto e la sciarpa e la berretta, in modo da stare caldi e a proprio agio, che è fondamentale, sentirsi a proprio agio nel proprio corpo, con le altre persone, nel proprio ambiente, perché lo scopo di tutto questo è essere felici. Un'altra cosa importante è ad esempio il cibo, che anche in questo caso deve farvi sentire bene. Ecco perché spesso quando si parla di Hygge si parla anche di dolci, cioccolata calda, tazza di tè fumante. È chiaro che non va bene vivere di soli dolci o soltanto di cioccolata calda, però togliersi uno sfizio in più del solito è inevitabile che ci faccia sorridere e star bene. Sono avvicinata a questo mondo, diciamo, grazie a una lettura che sto facendo, perché ero rimasta molto incuriosita da diverse immagini e post su diversi blog che avevo letto negli anni. Volevo quindi informarmi, poi come vi avevo detto nel video sui libri sul mio coffee table, ho recuperato il libro in ungherese anche per allenare la lingua e quindi da lì ho approfondito sempre di più questo concetto. E mi ha affascinato tanto perché sembra qualcosa di gratificante a livello estetico.
estetico, sembra qualcosa per cui non serve particolare attenzione o impegno, e soprattutto è qualcosa che dovrebbe renderti più felice. Io sono costantemente alla ricerca di un modo per essere più serena. Questo è proprio la base, essere più serena e stressarmi il meno possibile. Che poi io riesca ad essere effettivamente felice o meno, lo vediamo, però sicuramente cercare di rallentare ed essere più tranquilli nel proprio ambiente, nel proprio corpo, nel proprio spazio vitale, è secondo me qualcosa di fondamentale. Quindi ho bene o male letto diverse opinioni, letto il libro, ho cercato diverse informazioni, ho cercato anche di applicare delle cose che mi piacevano particolarmente di questo stile di vita nella mia vita di tutti i giorni, come ad esempio inserendo delle lucine un po' a caso in casa. Ho messo infatti delle lucine sulle mensole dove ho i libri, che servono a creare semplicemente atmosfera, non sono lucine messe lì per illuminare maggiormente la stanza perché non ne ha bisogno. Alle lucine ho accostato poi una sorta di ghirlanda in legno perché mi dà l'idea di ambiente più confortevole, più caldo, come se fossi in una stanza con il caminetto, per intenderci. Quindi qualcosa che mi ricorda un ambiente sicuro, ma soprattutto rilassato. Un'altra cosa che faccio, ad esempio, è accendere le candele. Anche in questo caso non per aumentare la luminosità di un ambiente, ma semplicemente per creare atmosfera. Nel caso delle candele profumate, anche per avere un ambiente attorno a me che sappia di buono. Infatti, in diversi casi, anche la questione della pulizia e dell'ordine è fondamentale nello stile di vita Higg. Spesso poi questo concetto va un po' a braccetto col minimalismo, anche se è una cosa diversa per l'appunto, però diverse persone trovano serenità e felicità anche nel circondarsi di pochissime cose. Mi piacerebbe avere attorno a me poche cose, magari poche ma buone, ma in realtà mi dispiace dirlo, ma mi piace avere attorno a me tanti libri, ad esempio, o diversi cuscini, una coperta, creare un ambiente per me confortevole, circondato dalle cose che mi piacciono. Quindi io ritrovo serenità in queste cose qua, non vedo perché cambiare. Un'altra cosa che mi dà enorme comfort, che mi piace tanto, è prendermi cura di me stessa. Come cucinando ad esempio soltanto per me, che è una cosa che non ho voglia di fare sempre, è chiaro, però a volte mi piace, se ho tempo, ritagliarmi dello spazio e del tempo per cucinarmi qualcosa, soltanto per me, per stare bene, perché il cibo buono mi fa stare bene e mi fa felice. Quindi può essere ad esempio preparare un piatto di pasta, il pollo o un dolce, mi piace tantissimo sfornare dolci e torte, lo sapete, però ultimamente sto trovando grande gioia anche nel preparare banalmente gli onigiri, oppure se sono magari la sera da sola in casa, farmi una vasca, entrare, stare una bella mezz'ora così senza fare niente o ascoltare un po' di musica, magari guardandomi un film o un anime, farmi una maschera al viso, quindi sentire proprio di fare qualcosa per me stessa per farmi star bene. Infine, un'altra cosa che faccio che è molto in linea con questo stile di vita è senz'altro l'abbigliamento. Quando sono in casa, almeno di vestirmi il più confortevole possibile. Spesso questo si trasforma in un mi vergogno di uscire di casa così, ma in realtà ho scoperto che indossando i vestiti che mi piacciono, che mi fanno sentire comoda e rilassata, mi sto preoccupando sempre meno delle altre persone, perché se io sto bene con me stessa non dovrei vergognarmi di farlo vedere ad altre persone, non ho bisogno di apparire, almeno quando sono in casa lasciatemi stare come voglio, no? Cerco quindi di prendere tutto molto più serenamente, di concentrarmi più su come sto io, come mi sento io e non tanto sulle altre persone. A livello di socialità ci sto lavorando, perché in realtà fisicamente vedo poche persone, però quando esco cerco sempre di focalizzarmi su quelle persone, in generale è una cosa che ho sempre fatto, non guardo il cellulare, cerco di uscire di casa con la mente vuota, senza pensare ad esempio al lavoro, alle cose che devo fare, cerco di uscire senza preoccupazioni in modo da concentrarmi quasi al 100% sulla persona che ho davanti, perché voglio passare del tempo di qualità con questa persona e godermi il tempo insieme. Questo è quindi come applico io lo stile Higg alla mia vita di tutti i giorni. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti come la vivete voi, come interpretate questo stile di vita, se sì o no, che cosa ne pensate se non lo conoscevate prima, insomma le vostre impressioni a caldo. Spero che questo video possa esservi utile e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!